sono Elisabetta Grassi dello studio Arcabi Associates. Siamo qua in Piazza della Signoria al Bal Perseo perché per 2 anni e mezzo ci ha coccolato con le sue colazioni mentre facevamo un cantiere, essendo gli interior design del palazzo in via Calzaioli 3. Ciao, sono Alessandra Cipriani, lavoro qui a Firenze, uno studio di architettura. Ho scelto questo luogo perché vivo e lavoro in centro e quindi sono particolarmente affezionata a quello che è proprio il centro storico di Firenze. Sono Luigi Fragola dello studio Luigi Fragola Architects e siamo in Piazza Santo Spirito a Firenze. Vi ho portato in questa piazza per fare una riflessione sulle soluzioni architettoniche alla risoluzione di problemi che invece sono sociali, in particolare del cordone che è stato apposto dinanzi alla chiesa per evitare la movida notturna. Facciamoci una domanda e tutti insieme ci diamo una risposta. Baldini, fratelli, studio Kubik di Firenze, siamo dentro Manifattura Tabacchi, sempre di Firenze, dove stiamo portando avanti un progetto di recupero. Siamo qui per mostrare questo bellissimo intervento di recupero di un'area ex industriale di oltre 100.000 metri quadrati, nata negli anni 30 sul progetto di Nervi, che sarà chiaramente riconvertita con un progetto di recupero di tutta l'area. Siamo Francesca Ricca e Domenico Zitoli dello studio Ricca Zitoli. Il nostro studio si occupa di architettura e interior design e oggi abbiamo deciso di presentarvi le rampe perché riteniamo sia un progetto interessante che ha modificato la città fiorentina, che è passata da una città medievale a una città ottocentesca e moderna. Sono Lavinia Modesti, lui è Javier De Ferrari, siamo dello studio De Ferrari Modesti. Abbiamo scelto questo giardino che si chiama Giardino delle Rose perché è un giardino in pieno centro ma poco battuto e poco conosciuto dai turisti e anche dagli stessi cittadini di Firenze. Ciao, Ugo Dattilo dello studio Eutropia Architettura. Abbiamo scelto il ponte da Verrazzano di Firenze progettato da Leonardo Savioli e per avere una visione alternativa siamo scesi sotto al ponte per stare proprio a diretto contatto con l'Arno.